Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio. E quindi? Manu? È morto. Non so perché sarebbe Marco e Manu. Qui è Visio. Dimmi di Manu, fa conto che ho detto Visio. Manu? E Marco. E ben trovati nel canale ragazzotti. Allora, oggi andremo ad aprire un box bellissimo ragazzi, super bello. Voglio un pallina alla faccia. Guardate che roba. Allora, questo box dobbiamo ringraziare il nostro Emanuele che ha deciso di comprarselo e quindi sono ancora più contento perché gli farò tutte le cose belle. Assolutamente no! No, non esiste così, questo box mezzo è mio perché questo sì, qua, certo. Ve ne siete accorti di sta casa? Vabbè raga, ciao! Bla bla. Ciao, dunque ragazzotti, prima di iniziare questo video, io vi voglio lasciare un grosso pollicione lì in su e mi raccomando, iscrivetevi al canale. E vi lasciamo qui sotto il link per questo super fantastico box, super che box. Se lo vedete lo comprate, lo siamo felici e contenti. Sì, ve lo lasciamo qui sotto in descrizione. Dai Manu, spostiamoci sotto. Eccoci qua ragazzi. Eccoci qua, Eccoci qua ragazzi. Ragazzi, allora, carta definitiva. Allora, vediamo, cerchiamo di far capire di prima far capire la scatola. La scatola. Allora, qua abbiamo questa qua che è a dir poco stupefacente, bellissima. Poi abbiamo Reshiram e Charizard qui in prima impressione proprio. No? Warning, attenzione. Poi questo si apre pure. Sì. Eccolo guardate qua che è ci bello. Mostra l'interno dei pacchettozzi, la super carta promo che è a dir poco stupefacente. Stupenda. E qui abbiamo la Jumbo. Warning, Cooking Charizard. Poi giriamo la scatola, andiamo a vedere che cosa ci dice dietro. Allora. Abbiamo un'altra immagine stupefacente dei nostri due Pokémon. E poi qui tutto in inglese, noi ragazzi. Non bazzichiamo l'inglese. No. Però ci dice che questo box contiene una full art tag team, come abbiamo detto, una Reshiram e Charizard, quella ragazzi la speciale, la full art. Poi abbiamo quattro pacchetti di Pokémon, una oversize, quella giganti. Il codice, ovviamente, è il codice online per giocare. Per sbloccarlo online. Sì. Ok, ragazzi, okay, iniziamo. Pronto. Dobbiamo cercare di aprirlo senza distruggerlo. Beh, immagino. Allora, ragazzi, per forza, sì. Ma noi del cartone non c'è più niente, questo lo dico via. Tanto poi allora, Alessandro, sì, pare vero. Se in giro io per la stanza mette via la roba. Allora, qua ci abbiamo subito. Okay. Non la rovinare perché prendiamo subito. Finalmente. Con Reshiram che esce direttamente dalla schiena di Charizard. Ragazzi, stupefacente. Vabbè, ragazzi, non credo che serva che la leggiamo perché questa carta ormai, ragazzi, la sappiamo veramente bene. Bellissima, guardiamoci l'artwork. Ovviamente ragazzi è ruvidina, è proprio la full art. Dal vivo è bellissima. Bella, vai, ce la appoggiamo. No, la mamma. No. È ruvidina, no? Poi abbiamo ovviamente la Jumbo, che comunque ragazzi ovviamente è la stessa cosa. Forse volevamo farvi vedere questa perché forse è decisamente più facile da farvela vedere. Guardate gli occhi, che bello l'occhio luminoso, sì, va, veramente stupenda. Super top, ok. Poi, Manu, che dici? Guardate, abbiamo la figure. Ragazzi, questa figure è piccolina, stupenda. Ma veramente bella, veramente fatta bene. Vi faccio vedere, vi faccio fare tutto un rapido 360 gradi. Allora, ragazzi, la base proprio è le fiamme. Tutte le fiamme formano la base. E poi abbiamo i nostri due Pokémon Reshiram in mezzo busto, perché ovviamente è grandissimo. Eccolo, ve lo faccio vedere. Mentre invece Charizard è proprio completo, sia le gambe che la coda si vede completamente. È colorato molto bene, c'è qualche piccola imperfezione, ma parliamo di robetta. È scolpito alla grandissima, cioè l'effetto che bello. Fa, ragazzi, è piccolissima, ma è veramente bellissima. Questo è un Gashapon. Questo è un Gashapon in pratica, assolutamente sì. Ok, poi abbiamo Manu, qua. I pacchettozzi. Ok, chi ci abbiamo qua? Abbiamo due sintonia mentale. Perfetto. E due, anzi, un Unbroken Bonds. Questo ci piace. Ci piace tanto. E questo qua e mi questo piace un po' di meno. Questo è un po' di meno. Che gli è avanzato da anni e anni questo fa. Questo stato, questo dentro questo a qualche centro commerciale che ha chiuso. Addirittura X e Y questo. Cioè, questo è scandaloso. Poi il codicino. Codicino. Ve lo facciamo vedere. Eccolo perfetto. Qua. Perfetto. Ok. E okay. Manu, qua c'è rimane che da arriva. Che sbaglio? Ma li vogliamo pesare? Vai, famo sta mattata. Bilancino professionistico, via. Allora, da quello che ho capito, forse l'ultima espansione, questa di sintonia mentale, hanno cambiato qualche cosa e pure se li pesi vediamo cambia un po', poco. Vediamo un po' quanto allora, pesa. Allora, siamo a 22,18, però questi sono in inglese, quindi sono più pesanti. Quindi è schifo. Quindi non lo so, 22,16, sono uguali praticamente. Ok, poi abbiamo un Broken Bones, 22. Sono tutti più o meno uguali. E poi abbiamo questo 20 e 25. Qui sembra un po' di più.
Vabbè, okay. Come li vogliamo aprire? Manu, dai. Io apro quello cinese. Manu, Marzi apre quello cinese. Io apro quello diverso e tu ti apri. Va bene. Vai, vai. Ok. Allora, iniziamo. Ti trovi c'è il Zed Action, vengo dalla bocciata e me ne vado, smetto di fare. Allora, iniziamo col primo pacchetto. Allora, qua non devo spoilerare il codice perché sono in inglese, sennò c'è spoiler. No, no, pure se c'è... Zed, sì, fammi un po' un attimo vedere solo a me, sì. Così non lo spoileriamo. Eh sì, ok, l'abbiamo okay. Spoilerato. Ok, non c'è niente. Non c'è niente, ragazzi. Che palle sta cosa del codice comunque, sì, è proprio brutto. È brutto. Vabbè. Ok, allora. Pikachu. Bidoff. Cosmog. Magmar, Cottonee, Energia. Trainer, Gabite, e Stone Age, lo promi. Stone Age, Reverse, e Drapion. Che la tristezza che ti drapi. Domani. Bruttino, bruttino. Ok, secondo pacchetto. Ok. Vediamo un po'. Se voglio capire bene quella parte da prima. Schiaccolo e lanciolo. Vediamo, okay. Buttagli al codicino. A dritto, via, così, perfetto. Via. Allora, 1, 2, 3, 4. Niente. Ok, allora, Cottonee, Snorunt, Dynamo, Meditite, Noibat, Energia, Relicat, Blu, Lampent, Glimmer e Marowak. Magari muore. Io mi dissocio. Capito, non si fa di niente però. Ok ragazzotti, quindi il mio primo pacchettino è anche ultimo. Peraltro era la quarta, da sta parte dovevo aprire? Devi aprire, no, 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 gira, al contrario, gira. Vero? Ok, così. Ok, quella parte. Ok, quindi via il codicino, se no c'è spoiler. Vabbè dai, questa era proprio, cioè ce l'avevo proprio spoilerata bestia. Non ci sta niente. Madonna santa, oh. Vabbè. Facciamo il trick per il niente. Ma il bello è che quello tu dice pure se non c'è. È quello, manco la oro c'è sta. Zubat, Jigglypuff, Bellsprout, Diglett, Poliwag, Energia, Chip Chip, Grog, Janine, Porygon e indovinate un po'. Salazzo. Timbo Salazzo. Hai torna Marco qui, c'ha col suo cinese sound. Eccolo qua. Vai. Tuff. Allora, questo come funziona quindi secondo voi? Intanto qua... Yes, yes. Allora, penso così, è giusto. Capiando il cucchio. Bene. Codicino giusto per voi. Quattro, com'è qua il trick? 3, 2, 1, 2, 3. Eccolo, questa è la rara. Questa è la rara. Beh. Oh! Una mega ball. Anzi, sì, mega ball. Dai, mega ball. She's a spirit link. Perché poi c'è stato un blade? Perché c'è sta sempre. In espansione ce lo vedo. Pure Frufru ogni tanto appare. Slowpoke con le paperelle e Shelled, anzi è Cloyster, una Shelled. Scorupu. Puncham. Oh, e quindi qua dietro ci sta qualcosa. Mazza che bello sto box, di è. Bello però Meganium, dai. Vabbè, meglio del carcio. Allora ragazzi, visto che non è andata per niente bene, diciamolo. No. Ci abbiamo una cosa, una piccola cosa da aggiungere, perché dobbiamo ringraziare Matteo. Chi sbardai? Italianissimo, certo, direi, certo. Che ci ha portato un pacchetto dalla Germania. Quindi abbiamo questo pacchetto bonus così buttato là. Visto che non abbiamo trovato praticamente niente se non una misera Olo. Adesso proviamo. Ci apriamo questo pacchettino. Che se non sbaglio era ombre infuocato, possibile? Ombre infuocato e guardia di nascenti. Comunque in tedesco. Quindi mo ce l'apriamo. Manu ce lo passerà. Eccolo qua. Eccolo qua. Sun and Moon, credo che era quando crescenti, non lo so. Questo è Sun and Moon Stunde. Speriamo che Matteo sto giro ci ha fatto il regalo. Vediamo un po', speriamo. Allora, ragazzi, un pacchetto tedesco. Qui abbiamo il codicino tedesco. Stunde del Washer. Poi uno, che due, tre, quattro. Niente. Non c'è niente molto qua. Ragazzi, oggi penso dovevamo aprire 46 pacchetti. Ok, Kramurks. Kramurks. Molunk. Molunk. Nasgnet. Shualbini, Waffles, Energie, Laternecto, Pixie, Garzella, Rayquaza Reverse, Rayquaza Reverse, non male.
e Dressella. Vabbè, ringraziamo Reguazza, tanta roba, ragazzi. Ci ha regalato un bel Reguazza. Comunque sì, grande Matteo. Noi ringraziamo Matteo per questa gentile. Quindi ricapitoliamo il bottino. Ecco, entra per questo qua e pure la carta che Marco già se l'ha imboscata. Già l'ha fatta sparire. Non fa sparire, non arriva una parola. Eccola qua, guardate quanto che è bella questa carta, ragazzi. Ecco, poi ci sono pure tipo, guarda qua, c'è sta tipo una faccia di un mostro. Io calcolare, te voglio ammazzare. Sembrano tipo zucche di Halloween. Che sono 800 volte, gli dico, ci stanno indietro, sono tutte facce dei mostri che in mezzo al fuoco. Ma se la vedi quella grande? Moltissimo figa. Ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Noi come al solito invitiamo ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati sulle nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un grosso pollice in su. Qui da Visio e da Manu e da Marco. È davvero tutto? Andiamo, un grosso saluto. Ciao!